staff dei ricercatori della divisione biometria costituita nel 2000 all'interno del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell'Ateneo di Cagliari. Tra loro anche giovani provenienti dai Paesi Baschi e sotto la guida di Gianluca Marcialis si sono imposti come eccellenza a livello nazionale nelle tecnologie del riconoscimento personale. Quello che parte da... le impronte digitali, il volto, la retina, l'iride e tante altre cose che possono essere anche chiamate come biometrie deboli, come il colore dei capelli, l'andatura, che possono essere utili nei domini della videosorveglianza, del riconoscimento personale. Con i loro studi sono arrivati persino a riprodurre un dito con perfette impronte digitali, hanno perfezionato sofisticate applicazioni studiando anche l'andatura della persona, ma si spingono ai limiti di quella che a noi appare fantascienza nel riconoscimento tra uomo e computer. Partendo da una maturata esperienza sulle impronte digitali, andiamo al riconoscimento di volti, dell'andatura, del palmo della mano, delle vene del palmo della mano in particolare, e tutte quelle applicazioni che fanno capo alla videosorveglianza intelligente e che possono trovare applicazioni anche in altri campi attigui, come per esempio l'interfaccia uomo-macchina su cui recentemente ci siamo spostati. L'università si apre sempre più all'esterno e per questa sua terza missione presenta le competenze maturate dal Prelab Cagliaritano a società altamente innovative e tecnologicamente avanzate, quale può essere Accenture, che si dedica proprio allo sviluppo di progetti per aziende di tutti i settori.